Grande Fratello VIP, tensione su Simone Izzo, Geremia scoppia. Grande Fratello VIP, Simone Izzo finisce nel mirino dei coinquilini e Geremia scoppia. Iniziano i primi mugugni all'interno della casa del Grande Fratello VIP. E non dimentichiamoci che lunedì è già tempo di nomination. A dir la verità, chi non dovrebbe scordarselo è Simone Izzo, che si sta attirando qualche critica dai suoi coinquilini. L'ultima è arrivata da Geremia Rodriguez, che chiacchierando con Lorenzo Flaherty ha avuto uno sfogo contro l'attrice. Tuttavia non è il solo ad essersi lamentato della moglie di Ricky Tognazzi. Prima di lui anche la sorella Cecilia, Carmen Di Pietro e Cristiano Malgioglio non hanno avuto parole al miele per lei. Andiamo a scoprire tutto nel dettaglio. Grande Fratello VIP, Geremias, Simone Izzo rompe i CIE e basta. Geremias e Lorenzo Flaherty stavano chiacchierando a riguardo della spesa e degli appunti di cui spesso Simone Izzo è protagonista, quando il fratello di Belen ha perso per un attimo le staffe, lei lo fa per rompere i CIE. E basta, perché poi non è che non mangia, mangia lo stesso. È fatta così, risponde l'attore che cerca di smorzare i toni. A quel punto Rodriguez prova a spiegarsi meglio, è come se io continuo a dire che Lorenzo è uno sciocco, però non te lo vengo mai a dire. Lei si lamenta e non cucina mai. Lo sfogo dell'argentino arriva dopo altre lamentele di altri coinquilini del Grande Fratello VIP. Simone Izzo, predestinata alla nomination del Grande Fratello VIP. Ad avere qualche parolina non proprio al miele sulla Izzo, ci sono stati anche Carmen, Cecilia e Malgioglio. La Di Pietro in confessionale ha detto che non comprende perché Simone non voglia che parli con Cristiano, sul fatto che è stato anche un battibecco proprio tra la Izzo e Malgioglio, qui i dettagli. E che lei al momento non si espone per evitare attriti. Tuttavia ha lasciato intendere che se la tensione dovesse aumentare, non se ne starà più zitta. Della stessa opinione è stata Cecilia, che ha già fatto sapere in un paio di occasioni che ora ci si tollera, ma se si va avanti così, i comportamenti di Simona potrebbero causare problemi. Lunedì ci sono le nomination. Secondo voi la Izzo ci finirà dentro?